Santo cielo, ma è la mappa del tesoro di Capitan Flint. Dove l'hai trovata, Jim? Tra le cose che ci ha lasciato un vecchio marinaio. Forse era un pirata. Il conte e il dottore, sentendo odore di avventure, decidono di allestire una goletta per andare alla ricerca del tesoro. E Jim partirà con noi. Evviva! Ecco là la nostra goletta. È bellissima. E l'equipaggio? Mi ha aiutato ad arruolarlo il cuoco di bordo, John Silver, un tipo formidabile. All'arrembaggio! Il capitano sarà il signor Smollett, un vero lupo di mare. Siamo pronti a salpare, signori. Come se la cava il nostro mozzo? La vita di mare è affascinante. E poi il signor Silver mi racconta bellissime storie di pirati. Sì, strano marinaio. Se sapessero che siamo pirati davvero. Silver, quando attacchiamo? Pazienza, prima ritroviamo il tesoro e poi... Zac! Capitano, dottore, ascoltate! Come pirati bisogna fare qualcosa. Terra in vista! Ragazzi, il signor conte offre rum per tutti e una giornata... Intanto noi ci impadroniamo della nave e con i nostri fucili andiamo ad occupare il fortino dell'isola. Jim, sceso a terra con i pirati, si slancia tutto solo alla scoperta dell'isola. Oh, che cos'è? Un uomo o un animale? Pietà per il povero Bingham. Da 3 anni vivo solo su quest'isola, abbandonato dai pirati di Flint. E tu? Io sono sbarcato qui con John Silver. Silver è qui. Allora è tornato a cercare il tesoro di Flint. Ma l'ho già trovato io e sono disposto a dividerlo con voi se mi portate via di qui. I miei amici sparano dal fortino. Devo raggiungerli. Capitano, sono io, Jim. Silver! Fermi, non fate male al ragazzo. È amico mio. È un buon ostaggio da scambiare con la nave dopo che avremo trovato il tesoro. E come lo troverà? Con questa. L'hai rubata al capitano, Silver? Sei grande! 15 uomini sulla cassa del morto. Est, sud-est, quarta ad est, sotto l'albero più grande. Ci siamo, ragazzi! Al tesoro! Al tesoro! Ah, per la galera! Vuoti! Siamo stati traditi. Silver, questa ce la paghi! Ehi, fermi tutti! Dottore, capitano, Bingham! Ehi, Silver, vecchia canaglia! Il tesoro è tutto nella mia grotta! Bene, credo che sia il caso di andare a vedere questa grotta incantata. Jim, ragazzo mio, chi trova te per amico trova veramente un tesoro.